Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 6 della nostra partita con Roma. Anche nello scorso episodio purtroppo abbiamo avuto un crash, quindi dobbiamo andare avanti. Pace imminente? Attenzione, questo messaggio qua non me l'ero visto. Adesso cerchiamo di capire di cosa si tratta. Intanto pompiamo queste navi qua come abbiamo fatto a 20, quindi 1, 2, 3, e queste dovrebbero essere 20 in totale. La guerra va bene e male. Allora, noi dobbiamo, come casus belli, adesso mi ricordo cos'è questo. Pace imminente. Praticamente, se non prendiamo il Wargoal, ci sarà una pace bianca. Allora, se in 3 anni, 905 giorni, non prendiamo il Wargoal, che significa guerra con la Puglia, ci cioè dobbiamo conquistare completamente la Puglia. Allora, provincia di Taranto. Però Puglia è completamente occupata. Teca Puglia. Io non ce l'ho. Wargoal Enforced. E Wargoal full occupy dai attackers. No, ok, devo full occupare la Puglia, quindi dobbiamo rivincere da questa parte e andare a occupare da questa parte. Nello scorso episodio, sulla parte finale, avevo provato a fare una cosa interessante, ovvero attaccare, e poi mi ero accorto che era un attacco suicida, quindi abbiamo schiacciato questo tasto e queste truppe che erano qui si sono ritirate senza combattere, quindi ottima cosa fino a Capua. Purtroppo siamo dovuti tornare indietro, non per mia volontà. Di conseguenza approfittiamone e attacchiamo questi con, direi, loro potrebbero avere questa, quindi io vado di schermaglia. Da questa parte teniamo questi qua in riserva per potenziare questi, così loro non subiscono attrition e dovrebbe andare bene così. Qua abbiamo il bonus perché praticamente i pirati stanno bloccando il porto, quindi tutto sommato ci va bene. Non mi ricordo di questo però nello scorso episodio. Vediamo qua com'è. Loro hanno una tartaruga, quindi a noi stanno andando in maniera perfetta. Abbiamo vinto e ora ci attaccano. Con cosa ci attaccheranno non lo so. Però noi siamo in difesa, quindi a questo punto andiamo così. Tartaruga per tutti e due, ma la tartaruga a noi va bene perché ci potenzia questi e questi, quindi è ottimo. Qua non succede nulla. Prendiamo queste. Il candidato è lui, qua avevamo già fatto il cambio, quindi va bene così. Il prossimo sarà della fazione commerciale. Io prima di avanzare da questa parte voglio comunque vincere questo assedio perché praticamente è meglio. Interesting. Ah, c'è un'amicizia tra il tribuno della plebe, cioè tra il figlio, il padre e il fratello. Va bene. Proviamo ad andare lì. Così. L'altra volta questa battaglia ce la dava in svantaggio, eh. E guardate quanto stanno aumentando. Sempre peggio. Allora, io non so se ci conviene per questo. Allora, cerchiamo di capire cos'è qua. Vabbè, questo qua è quanto costa, va bene. Primary course, secondary course. Flanking court, perfetto. E il flanking? Quindi possiamo decidere come vengono disposti sul campo di battaglia. Quindi questi ingaggiano il nemico. Allora, i sagittari stanno in seconda linea.
Ma quindi avere così tanto tipo di unità serve a poco perché non possono essere gestiti in questa maniera. Ok. E gli ausiliari li utilizziamo per fare il flanking. Allora, questo è l'amante di corti. Let the army will attempt to place on the flank. 10 sono tante, c'è 5-5. Proviamo così, vediamo se cambia qualcosa. Allora, adesso noi effettivamente abbiamo loro in mezzo. Perfetto. I nostri sagittari sono qua di fianco. Non possiamo fare flanking perché siamo uguali. Però la cavalleria leggera dovrebbe battere la fanteria leggera. Allora, questi qua contro. No, non hanno vantaggio di sorta. Sono esattamente forti uguali, diciamo. Quindi cambia niente. Cioè tra di loro hanno la stessa potenza. Probabilmente quando arrivano gli altri qua perdiamo. Che è inutile fare una battaglia così rischiosa. Ritiriamoci. Tanto finché c'è forte di Brundisium siamo a posto. Allora, l'esperienza presa, supplier limits. Expansion impact, beh adesso potrebbe servirci, eh. Civil tech research point. Facciamo questo. Allora, nella capitale qua cosa possiamo importare? Niente. Niente. Accidenti. Mi piacerebbe importare delle pelli, per esempio. Cioè, non c'è nessuno che. Allora qua vado sulle pelli, perché dico le pelli? Perché aumentano la difesa della fanteria normale. Ah, ma ci mancano questi. Forse per quello che non possiamo. Vabbè, allora aspettiamo. Stiamo perdendo anche da questa parte, ma sono sconfitte che in realtà non creano grossi problemi. Se intanto che vinciamo qua. No, forse addirittura riusciamo a vincere se ci buttiamo dentro. Cioè se i vassalli buttano dentro tutto. Wow, il tribuno della plebe perde 20 di salute. Accidenti. Abbiamo vinto? Ah, abbiamo combattuto? Dai, forza 0%. Abbiamo 700 giorni per riprenderci la posizione dall'altra parte. Quando vince, cominciamo qua. Ok, perfetto. Possiamo fare le pace separate. La facciamo subito. Ci dà tutti i soldi. Firma. Allora, non voglio andare a prendere altre famiglie, perché più famiglie andiamo a prendere. Ecco qua però abbiamo i porti bloccati, quindi andiamo a menarli. Più famiglie vado a prendere, più ho questi problemi. Quindi, francamente, io vado ad abbassarmi l'aggressive expansion. O li ammazziamo tutti. Facciamo così, va. Vediamo se qua qualcosa è cambiato. Oh, adesso sì, livestock, wood, honey, vegetals, amber. Troveremo offensiva se avessimo un surplus però. Wine. Allora adesso qua non abbiamo un surplus di vino. Perfetto. Questo è buono. Poi siamo a 18, ne stanno uscendo altre due e poi andiamo a eliminare
quei bruti. Ora, prima che la pace diventi bianca, io direi di lasciar perdere la Calabria, anche se sarebbe bello fare un attacco combinato. Quindi diamo una batosta a questo esercito e poi ci dirigiamo con tutta la nostra potenza sulla Puglia. Tanto abbiamo ancora il 28% di Brindisi. Ah, guarda un po', loro attaccano lui. Io direi che francamente qua c'è poco da fare. Lasciamo tutto agli altri. Questo non lo accettiamo. Posizioniamo le nostre armate in questa, su questa linea, e prepariamoci alla controffensiva contro di loro. Il manpower non è ai massimi livelli, ma per ora va bene. Abbiamo vinto contro delle forze ritirate, evidentemente. Ora qua ci pensano loro a fare assedi. Esercito è full. Questo esercito ora verrà fullato pure lui. È solo una questione di morale adesso. Andiamo a mettere questo qui. Per ora questo qua. È già passato un anno, abbiamo ancora 2 anni, hanno fatto una breccia lì dentro. È morto quello che poteva diventare console. Allora, il pretore, ecco, una cosa che non mi piace è che non mi dice che cos'è questo bonus. Nel senso, e qua è chiaro che ogni punto di questo vale 0,5. Quindi 10 si converte in 5. No, qua ogni punto vale un punto, quindi ogni punto qui vale un punto di National Tax. Ma quando non c'è nessuno non so che cosa voglia dire, quindi non so come fare la mia scelta, perché per esempio posso decidere che di questo mi interessa poco e andare a prenderne uno che magari ha questo valore basso, effettivamente 7 basso, ma è molto fedele o via dicendo. Qua invece non si sa. Comunque io direi di per adesso fare semplicemente un discorso di più il bonus alto meglio è. Anzi, vediamo se qua possiamo cambiare questi. Per esempio c'è il tizio della salute, abbiamo qua un bel 10, via. Poi questo qua ci mettiamo un bel 10 anche qui, via. 8 e 11. Allora questo qui è il sacrifice to god, mettiamo questo qui che è più forte. E questo qui. Ok, abbiamo migliorato un po' tutti. Qua 9 non ne vale la pena. E il censore. Tra l'altro, ecco, poi qua non c'è l'ambizione. Sarebbe interessante se qua ci fosse l'ambizione, o perlomeno fosse tipo evidenziata se è l'ambizione giusta. Passiamo da 8 a 9. Sì, vabbè, dai, abbiamo migliorato un po' il tutto. Quindi abbiamo fatto anche sta roba. Potrebbero salire populisti, attenzione. Allora, tu quanti anni hai innanzitutto? Hai l'artrite. Perché non mi viene detto subito quanta salute hai? Cioè, o sono io cieco o non lo vedo. Qua si vede che lui è di questo partito, che queste sono le sue preferenze secondarie se dovesse cambiare. La sua ambizione è avere un figlio, che ce l'ha. È amico di questi due. Dobbiamo abbassare l'influenza di quel candidato populista. Però prima di tutto voglio vedere quanto vive lui. Quindi bisogna andare qui, perché qua non c'è scritto, cioè almeno io non lo vedo. Sort by coso. Ok, tu hai 62 anni, sei in ottima salute, quindi diciamo che non rischi niente. Tu sei il candidato che vuoi diventare tribuno della plebe. Facciamo così. Abbasso la popolarità a 4. Questo comunque ti mette ancora in lizzo. Vediamo al cambio mese cosa succede. Teoricamente dovrebbero salire uno di questi, magari proprio il console che avevamo all'inizio. Ok, andiamo a caccia di pirati, ragazzi. Vediamo se la vendetta sarà
pronta. 7% saremo un po' sfortunati, però qua vedo che il morale non sale. Allora io direi che facciamo per questo attacco, pompiamo un po' il morale delle armate, 14%. Sperando non abbiano la tartaruga, ma questa è la cosa migliore che possiamo fare. E dè attaccare subito. Ok, qua abbiamo vinto, si sono ritirati. Dove? Maledetti schifosi. Ok, hanno rotto l'assedio, già questa è una vittoria. Il morale è bassissimo il nostro, ma dovremmo vincere comunque. Ma già il fatto che abbiano rotto l'assedio io sono felice. Siamo a metà del tempo per vincere, perché abbiamo battuto pure questi. Vediamo se loro scappano qua. Sì, sì, abbiamo catturato due navi. Perfetto, qua stiamo vincendo. Ok, fantastico. Avanziamo come se non ci fosse un domani. Qua, quando cade quello, saremo a posto. 7%, perfetto. Qua non c'è il bonus. Sì, c'è il bonus. Francamente io non capisco come... Ah, perché non è un porto. Quindi ora io mi metto a Taranto. Così blocchiamo il forte e porto di Taranto. Ok, stiamo guadagnando abbastanza, eh? Accetta. Stiamo esportando un bel po' di vino, pecore, legno. Buono. Questi sono i bonus da export. National Slave Happiness. Quindi la sostanza è questa: bisogna cercare di avere più bonus possibile nella capitale. Tutto quello che si ha già nella capitale, esportarlo. Però non possiamo proporre noi a qualcuno di comprarci la roba. Possiamo solo aspettare che loro ce la chiedano. Guardate la Frigia, ragazzi, che ha conquistato tutta la Palestina. È arrivata fino alle porte dell'Egitto. Altre parti, cose particolari, non ne vedo. Non so se è partito il timer. Sì. A posto. Quindi siamo ad aprile. Vediamo se superiamo questo... puoi passare dove non posso, c'è dentro. Niente, vediamo se riusciamo a superare questo maggio senza crash. Vediamo il comando. Ok, possiamo pompare questo. Assault to any cost, ma direi di no. Qua però dovremmo essere a posto. Perché non ho ancora questo? Provinces of Apulia is fully occupied by attackers. Ma in che senso? Aspettiamo giugno, perché è full occupata da me. E questa cosa che scappano in giro non mi piace, però non torno lì. Dice ancora che non ho questa cosa qua. Sapete cosa potremmo fare? Attaccare direttamente questi anche. Perché non vorrei che questa provincia, che era della Puglia, ora me la conta. Sì, mi conta Tarantum. Massipi. Come Massipi di Tarantum? Più che altro che io vorrei conquistare anche tutta la parte qua sud. Mettiti qua, che cerchiamo di eliminare immediatamente questi due.
Roma a prendere i soldi. Allora, espansione delle tribù. Local population growth e provincial loyalty. Beh, mi sembra che non ci sia niente di male. Disloyal charters. Cosa vuoi tu da me? Leader del partito. Però qua mi dice che sei di questo partito. Come puoi essere leader di questo? Ah, ok. C'è lui che è disloyal. E imprigionarlo però ci dà un bel problema. Intanto, ok, lui è cambiato, non è più questo, il che è molto positivo. Tu cosa c'hai? 30. E sono un bel po' di soldi. Per 5 anni io metto uno stipendio. Lo facciamo diventare davvero ricco. Gli diamo un bel po' di soldi. Proviamo a farcelo amico. Può averne 4. Quindi proviamo a fare amico anche quell'altro. No, lui non vuole essere amico. Perché è già amico di qualcun altro. O lo paghiamo. O proviamo a fare questa cosa qua. Quindi vediamo di provare a farne amico uno. Non capisco davvero perché ci sia questo cosa, che tra l'altro non c'era prima che crashasse il gioco. Anzi, tra l'altro potremmo anche provare a fare a due forti questo maledetto. Ridividere a metà. Console perde cose. Ah, ok, per la quest per diventare amico. Quanti soldi hai tu? Dovevo essere ricchissimo. Ok. Prendi tutti i soldi. Qua dice che perdiamo addirittura. Proviamo a mettergli su qualcuno. Vai direttamente col console. Va che differenza col generale. Che abbiamo vinto. Non è. Far così. Poi questi qua di Taranto ora potrebbero rompere le balle. Ci sono ancora dei forti però. Ok, abbiamo vinto. Non è pure qua. Spero che occupando questa vada via quella questione lì. Allora, ambizioni politiche. Wow. Dobbiamo dargli quello che vuole. Perfetto militare. Ma assolutamente no. Tanto qua dovrebbe bastare qua. Cioè non ci sono più battaglie decisive. Accidenti, non mi piace questa situazione qui. Aver occupato questo non è cambiato nulla. Ora, questo qua però è la provincia di Taranto. Noi abbiamo occupato completamente la Puglia. Occupato da Roma, occupato da Roma. Quindi dovrebbe darmi Wargol. Non capisco perché non mi dia Wargol. Allora, the Wargol, province of Apulia is fully occupied by the attackers. Gli attackers siamo noi, la provincia di Apulia è questa. Apulia, ed è completamente occupato da me. Perché questo è mio e questo è occupato da me. Quindi, teoricamente, questo è un bug.
status quo, 3 a 6 da quella parte, tizio e protone che scappano. Allora, your ruler will make a moderate amount of progress nel diventare amico. Moderate, moderate, moderate. Ah, ok, cosa scegliere, cosa spendere. Ma direi punti oratorio, visto che ne abbiamo tanti. Abbiamo qualche decisione che possiamo prendere, forse dobbiamo essere in pace. Questa qua possiamo farla, per esempio. Il 10% qua, poi c'è pure questo altro porto qua. We won, yes. Go. Cioè dai, siamo al 99% e dice ancora che non ci siamo. Mancano praticamente 200 giorni. Cerchiamo di assediare più cose possibile, ragazzi. Cosa è successo? Chi se ne frega, ok. Qui si sono scappati verso nord. I nostri hanno perso, perché sono venuti 22.000 per assediare qua, però è un po' eccessivo. Allora qua stacchiamo quelli che non servono, il tasto è B. Ti divido metà H. No, sono un bel po'. Niente, deve stare qua. Andiamo a assediare Brundisium. Grispace, io prenderei questo, perché ora farò un bel po' di conquista. Expansion impact. Purtroppo sono 10.000, ho bisogno di molti più uomini. Potremmo tentare una sortita di quelle pericolose. Qua arriverei fino lì, poi avrei una pace che però non voglio assolutamente avere. Andiamo immediatamente qua, ma proprio subito. Ok, così. Visto che non serve a nulla, qua facciamo così. Questi riuniamo. Posso sbarcare qua? Staccatevi dalla nave! Ma che cacchio stai dicendo? Vabbè. Ok, siamo arrivati fino a Crotone. Io vorrei conquistare anche questo, però. Mancano 100 giorni, non ce la faremo mai. Però è un bug, ragazzi, sta cosa, non ha senso. Che non mi dia il war goal. Cioè, qua ok, non ho ancora concluso questo, ci sta tutto.
perché vorrei sbarcare qui. Anche qua si è buggato qualcosa. Ok, adesso funziona. 905. Niente, pigliamoci più cose possibili perché sennò non spieghiamo niente. E ammazziamoli tutti perché mi hanno fatto arrabbiare. Quindi siamo arrivati fino a metà della Puglia e purtroppo non è andata come volevo per questo problema qua. Truppe esiliate. Va bene. Ora con te abbiamo una tregua fino a... Es più sbaglio come... Ok, la tregua fin quando dura? E questa? Tregua, ok. 72. Beh, purtroppo questa roba qua mi sta un pochino sulle scatole, perché ora dobbiamo per forza girarci a nord, quindi ragazzi inizierà la campagna contro gli Etruschi o questi. Quindi ci giriamo a nord, per forza. Andiamo a bloccare... Voi tornate a casa. Devo di risistemare l'esercito. Vieni di qui. Conflitto d'ordine. Che cacchio vuoi tu? Il leader di partito. Allora, Roma diventa... Ok, no. Roma prende che la passione civica è potenziata. Ok, o se no... No, va bene questo. Allora, qua abbiamo... Ho eserciti completamente andati. Cioè, non erano divisi in questo... Ah, perché c'è pure questo. Ok. Dicevo, mancava un pezzo. Effettivamente manca un pezzo. Non avevo più il vino. Allora, importiamo il vino. Da me stesso. Questo no, mi spiace. Vediamo di conquistare Crotone. Across the Adriatic, Epirus and Illyria, Roma get claim on every city. Abbiamo un claim su tutto questo. Fantastico. Guardate la Dalmazia quanto è grande. Io direi però che a questo punto facciamo la guerra contro queste città-stato e poi ci giriamo a nord. L'episodio di oggi però è durato anche troppo, quindi ci salutiamo qua e ci vediamo nel prossimo, in cui inizieremo con costruire qualche edificio per potenziare il manpower, direi, e finiamo questa guerra qui e poi appunto ci dedichiamo a iniziare la guerra contro gli Etruschi. Ho bisogno di un pochino di manpower in più, comunque dobbiamo aspettare le tregue qua nel sud. E purtroppo non posso fare altro che aspettare questo. Abbiamo un po' di fazioni che abbiamo tagliato a metà. Avrei preferito full annetterle tutte. Ma niente, dai, ci dedichiamo al nord. Questi nostri quattro stati clienti sono comunque molto importanti, quindi li terrei fino a che non abbiamo completato perlomeno Sicilia e Centro Italia. Perlomeno. Poi decidiamo il loro destino. Ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.